proprio su questo tema, cioè degli obblighi di conservazione e di segnalazione, ci parla appunto Maria Vitale, l'avvocato Maria Vitale. Prego. Grazie Presidente, grazie a tutti gli intervenuti, anche a chi ci sta guardando in streaming. Come anticipato dal Presidente Righi, io mi occuperò di questa fase ulteriore che evidenzia una prima novità fondamentale, che è quella appunto dell'abrogazione dell'obbligo di registrazione. Sappiamo che in base al precedente decreto legislativo, il 231 del 2007, gli articoli 36 seguenti prevedevano a carico degli agenti immobiliari l'obbligo di dover registrare tutti i dati, oltre e quindi insieme all'obbligo di conservare dati e informazioni che si acquisivano. Questo obbligo è stato abrogato, quindi è stata recepita in questa parte la direttiva comunitaria che invitava l'Italia ad uniformarsi agli standard europei, anche per rendere più competitiva l'attività dell'agente immobiliare italiano rispetto a quello di qualunque altro Stato membro, in un'ottica anche di globalizzazione del mercato. E allora, proprio per questo motivo, è stato salutato con favore questa abrogazione, perché è andata proprio nel senso dello snellimento al quale è ispirata la riforma del 90 del 2017, quella di alleggerire gli adempimenti a carico degli operatori del mercato, tra cui sono inseriti appunto gli agenti immobiliari, così come che vengono definiti da questo decreto legislativo all'articolo 3,5 lettera E, come gli agenti in affari che svolgono attività di intermediazione immobiliare. Quindi, tra i soggetti obbligati a tutti gli obblighi che però sono previsti dalla normativa del antiriciclaggio, escluso ormai, accantonato ormai l'obbligo di registrazione, vi sono gli obblighi di conservazione. Quindi sono rimasti gli obblighi di conservazione perché mi riallaccio a quello che è stato detto poc'anzi dal Presidente Righi ed anche prima dal Presidente Gianmaria. C'è un fil rouge che unisce la normativa in materia di antiriciclaggio, che è quella ispirata alla collaborazione, una collaborazione che è richiesta a tutti i livelli, sia a livello personale, va bene come cittadini, ma a tutti gli operatori del mercato che per qualunque motivo vengono a conoscenza di dati, di informazioni o di documenti che in qualche modo possono essere utilizzati dalle autorità competenti, dall'unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia, ma anche da tutte le altre autorità competenti, DIA, la Direzione Nazionale Antimafia, le questure, per combattere questi fenomeni criminosi, e allora devono essere messi a disposizione per poter garantire una diffusa legalità a tutti i livelli. Quindi il motivo, non dobbiamo mai dimenticare qual è la ratio sottesa a quegli adempimenti che indubbiamente poi se eccessivamente caricati possono essere degli strumenti che vanno a rallentare l'attività del singolo operatore e dell'agente immobiliare, ma sono ispirati a questo principio. Quindi l'obiettivo, almeno dal punto di vista legislativo, quale deve essere? Quello di fare in modo di garantire questa collaborazione, quindi anche degli agenti immobiliari con tutti gli altri livelli, i livelli istituzionali, ma facendo in modo che sia snellito il carico di adempimenti che invece fino a questo momento era stato chiesto agli agenti immobiliari. Quindi obbligo di conservazione di che cosa? Cos'è che gli agenti immobiliari sono obbligati a conservare? Con un'espressione ampia, l'articolo 32, il nuovo articolo 31 del decreto legislativo parla della copia dei documenti che identificativi del cliente, del titolare effettivo di cui che si acquisiscono al momento dell'adeguata verifica della clientela, ma anche dell'originale e delle scritture che abbiano un'efficacia probatoria ai sensi di legge di tutte quelle altre documenti che riguardano l'operazione.
È una espressione un po' ambigua, che può dire tutto e può dire nulla. Certamente penso che siamo tutti d'accordo nel dire che i documenti che vanno conservati, l'agente immobiliare ha un ruolo che è diverso da quello del notaio. Non si può chiedere all'agente immobiliare di conservare le copie autentiche oppure gli originali degli atti di compravendita o degli atti che riguardano l'operazione. Quindi siamo tutti d'accordo nell'interpretare questa disposizione in un senso più snello, nel senso che sicuramente va conservato con il cartaceo tutta la documentazione che deve essere acquisita, quindi per esempio il documento del conferimento dell'incarico oppure la dichiarazione di qual è il titolare effettivo, anche in copia, perché comunque una copia, finché non viene disconosciuta sul piano probatorio a livello giudiziario, comunque ha il suo valore. Se invece del documento cartaceo si utilizza, come forse è sempre più auspicabile così invitare, l'elemento, cioè lo strumento informatico, e quindi si procede alla conservazione del documento con archivi informatizzati, allora potrebbe essere quell'espressione conservazione delle scritture aventi efficacia probatoria, probabilmente potrebbe essere conservata secondo la normativa della conservazione dei documenti informatici tramite firma digitale, in modo tale che si dà una certezza anche del momento dell'acquisizione. Quindi in buona sostanza tutti i documenti che vanno conservati sono quei documenti che contengono nel loro, proprio dal punto di vista materiale, gli elementi che poi possono servire a chi? All'unità di informazione finanziaria, alle altre autorità competenti per combattere e contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Quindi i documenti che contengono i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, la data del conferimento dell'incarico oppure dell'inizio, se il rapporto è continuativo, dell'inizio del rapporto continuativo. Questi sono gli elementi soggettivi. Gli elementi oggettivi, quelli che riguardano l'operazione, la natura, lo scopo dell'operazione. Ovviamente se parliamo di agenti immobiliari, parliamo di atti di compravendita, l'importo dell'operazione, la causale, quindi sono tutti i documenti che possono contenere questi elementi vanno conservati. Allo stato il legislatore ritiene conforme alla normativa la conservazione del documento cartaceo, del fascicolo del cliente, lo dice espressamente il decreto legislativo, il fascicolo del cliente è idoneo, è considerato un mezzo adeguato per l'assolvimento dell'obbligo di conservazione dei documenti. Riguardo alle modalità di conservazione, qui dobbiamo fare una qualche riflessione, perché innanzitutto non è un caso che la prima disposizione che il legislatore pone a carico di chiunque è che bisogna fare attenzione nel momento in cui si vanno a conservare questi dati, molti dei quali sono dati sensibili, bisogna fare attenzione e comunque rispettare la normativa sulla privacy, la normativa sulla protezione dei dati personali e sul relativo trattamento, nel senso che la conservazione di questi dati è consentita, ma ovviamente soltanto perché messa in relazione alla finalità che è prevista dalla normativa antiriciclaggio. Non si possono conservare questi dati ad esempio a fini pubblicitari, ma e quindi né possono essere utilizzati a fini pubblicitari i dati che si conservano, ma soltanto perché devono essere messi accantonati in modo tale che in qualunque momento e nell'arco temporale di 10 anni da quando? Dal conferimento dell'incarico, se la prestazione è unica, ovvero dalla cessazione del rapporto continuativo, se appunto il rapporto è continuativo, nell'arco di 10 anni devono essere conservati in modo tale che l'autorità competente nell'arco di questi 10 anni, se sta svolgendo delle indagini su qualcuno di quei nominativi, può prontamente chiedere
anche all'agente immobiliare, come a qualunque altro soggetto obbligato, di fornire tutte le informazioni che sono state conservate per legge per poter svolgere e fare gli accertamenti del caso. Quindi per 10 anni vanno conservati questi dati, queste informazioni e queste scritture. Però il legislatore richiede anche delle specifiche peculiarità da seguire nella modalità di conservazione, perché chiede che lascia liberi gli operatori di mercato di utilizzare qualunque modo di conservazione. Non è più previsto come obbligatorio, l'abbiamo già detto, l'archivio unico informatico, quindi è possibile la conservazione cartacea, così come è consentita l'utilizzo di archivi informatici o comunque informatizzati. È necessario però che venga garantita la non alterità dei dati, cioè i dati devono rimanere immutabili dopo l'acquisizione, non devono essere utilizzate modalità attraverso le quali sia possibile poter intervenire, magari modificare la data dell'operazione, che è uno dei dati che devono essere indicati. È necessario che venga garantita una facile accessibilità a chi? Alle autorità competenti, in qualunque momento e nell'arco dei famosi 10 anni l'unità di informazione finanziaria deve poter accedere a questi dati in maniera semplice, non in maniera farraginosa. Così come, quando è che sorge l'obbligo di conservazione? L'obbligo di conservazione sorge ad libitum, a piacimento dell'operatore, ma l'obbligo di conservazione deve essere assolto entro 30 giorni o dall'inizio del rapporto continuativo, ovvero dal conferimento dell'incarico. Ancora, è necessario che dei dati che sono stati conservati, le informazioni che sono state conservate, venga garantita la storicità. Bisogna fare in modo quindi che tutte le informazioni siano complete, trasparenti e ci sia chiarezza anche sul momento storico in cui vengono acquisite. Ora, abbiamo detto quindi che il legislatore lascia liberi gli operatori di scegliere se utilizzare lo strumento cartaceo ovvero lo strumento informatico. Però il quesito è adeguato lo strumento cartaceo? Questo mi rivolgo magari anche al Ministero, e comunque insomma è una questione da discutere e da dibattere. Comunque lo strumento cartaceo è davvero idoneo per sua stessa natura a garantire tutte queste caratteristiche, cioè nel momento in cui da un lato lascia liberi il legislatore di utilizzare l'una o l'altra strada, ma dall'altro lato chiede una serie specifica e così dettagliata di modalità di conservazione, allora dobbiamo anche porci il problema se nel momento in cui si conserva sul piano cartaceo poi non posso essere esposto in un secondo momento per deterioramento del documento, perché il documento cartaceo si deteriora molto di più chiaramente che non del dato informatizzato e che è in un archivio informatizzato. Ma su questo diciamo è un punto insomma che va un attimo discusso, eventualmente vediamo poi che risposte ci possono essere. E, oltre all'obbligo di conservazione, l'altro obbligo che grava sugli agenti immobiliari, su tutti gli obbligati, è quello di segnalazione. Ora, l'obbligo di segnalazione quando è che sorge? La segnalazione va fatta prima che si proceda all'operazione. Quindi quando si ha anche solo il sospetto che l'operazione che si sta per concludere possa essere in qualche modo avvicinata o comunque possa essere espressione del fenomeno di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
Il sospetto quando è che deve sorgere, quando può sorgere? Ci sono degli indici, cioè dei parametri ai quali l'agente immobiliare, così come qualunque segnalante, si può rivolgere. E chiaramente gli elementi sono sia, come al solito, soggettivi che oggettivi. Cioè bisogna aver riguardo innanzitutto al cliente. Chi è che sta compiendo l'operazione? Se si tratta di un soggetto che per contiguità familiare o per abituale convivenza, oppure perché anche una contiguità lavorativa, è vicino a qualche altro soggetto per il quale già è stata effettuata qualche altra segnalazione, ecco, questo è un indice che peraltro è segnalato anche tra gli indicatori di anomalia dell'unità di informazione finanziaria, è un indice di fronte al quale l'agente immobiliare deve far sorgere il sospetto che ci può essere un'attività illecita. Un altro indice soggettivo riguarda la capacità patrimoniale o il profilo di rischio del soggetto. La capacità patrimoniale, è ovvio che se viene un cliente che per l'attività lavorativa che svolge si impegna a concludere un'operazione che esorbita per quanto riguarda l'entità e l'impegno economico rispetto alle proprie capacità economiche, questo è un ulteriore elemento che deve far sorgere l'obbligo, che deve far scattare l'obbligo di segnalazione. Altri elementi, altri parametri sono di natura oggettiva, bisogna guardare l'operazione che si sta ponendo in essere, quindi la natura, lo scopo, le caratteristiche, e bisogna considerare l'operazione nella sua interezza, cioè è ben possibile che ci possano essere operazioni che vengono frazionate, per cui l'operatore di mercato deve tener conto del collegamento che ci può essere tra più operazioni. In quel caso ovviamente scatta l'obbligo di segnalazione. Ho detto che bisogna fare la segnalazione prima, quando si ha il sospetto, quindi prima di compiere l'operazione. Tant'è vero che la UIF, l'unità di informazione finanziaria, potrebbe intervenire una volta scattata la segnalazione che va all'unità di informazione finanziaria. L'unità fa le indagini e potrebbe intervenire per sospendere l'operazione, perché potrebbe ritenere che quel sospetto, quella segnalazione sia fondata, e allora solo in quel caso l'operazione viene sospesa, ma altrimenti una volta fatta la segnalazione l'operazione può essere comunque, nel frattempo che vengono svolte le indagini, può essere portata a compimento. Ci sono dei casi eccezionali in cui la segnalazione può essere fatta successivamente alla conclusione dell'operazione, e sono i casi in cui o c'è una norma di legge che impone di ricevere l'atto obbligatoriamente, oppure per la natura dell'operazione stessa non è possibile procrastinarlo, oppure quando il differimento potrebbe andare ad ostacolare le indagini delle autorità competenti, perché sospendendo magari o interrompendo o non portando a compimento l'operazione, l'autore dell'attività criminosa potrebbe allarmarsi e quindi magari l'indagine potrebbe essere bloccata. Ora, tutte queste segnalazioni in che modo possono essere effettuate? Per ogni categoria ci sono delle modalità. Una particolarità che abbiamo avuto modo di constatare un po' anche con i colleghi è che sicuramente per una mera svista, nell'articolo 36 che parla delle modalità di esecuzione della segnalazione non sono menzionati gli agenti immobiliari. Ovviamente si tratta di una lacuna, evidentemente, perché gli agenti immobiliari sono inseriti tra i soggetti obbligati, nelle modalità di esecuzione non viene specificato come devono fare la segnalazione. Nel vuoto normativo, ovviamente, come va riempito questo vuoto normativo? Con la procedura attualmente esistente, anche perché dobbiamo ricordare che il decreto legislativo 90 del 2017 va a modificare, ma non ad abrogare del tutto, va a modificare in parte qua il decreto legislativo precedente 231 del 2007, quindi laddove non ci sono delle novità o ci sono delle lacune bisogna integrarlo con la procedura esistente. Qual è la procedura esistente? Ce lo dice l'unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia, cioè bisogna utilizzare il
portale Infostat, previa registrazione di chi? Del segnalante. Ora, chi è il segnalante? Sempre ce lo dice l'unità di informazione finanziaria. Il segnalante è o la persona fisica, che è ovviamente il titolare, la persona fisica, oppure in caso di persona giuridica è il legale rappresentante o un delegato che è il responsabile della segnalazione di operazione sospetta. Ora, su questo punto io vorrei sollevare un quesito sempre al Ministero, poi non so se è possibile. Sì. No, soltanto brevemente, siccome in base a un provvedimento dell'unità di informazione finanziaria, il referente può delegare un terzo a effettuare la segnalazione all'unità. È una delle domande che è veramente... Sì. E quindi, ma quindi mi fermo qui. Sì. Va bene, d'accordo. Una delle domande che faremo dopo, anche nel senso di fare.